più che chi sono, preferisco il chi siamo. Okay. Nel senso che per me il valore collettivo è più importante della dimensione personale e individuale. Però penso che siamo una realtà di militanti autonomi che lavora, che costruisce, che progetta alternative dentro una metropoli capitalista quale è quella della nostra città, che è Torino. Siamo militanti autonomi perché ci riferiamo a un concetto, quello di autonomia come indipendenza della classe da quello che sono gli ambiti capitalistici e come capacità di costruire comportamenti diffusi e socialmente di massa che rompono con quegli schemi, con quella logica capitalista e istituzionale che è alla base oggi di quello che è il quadro di comando capitalistico. Poi, in secondo luogo, cerchiamo di costruire nei movimenti e nei conflitti sociali, valorizzare queste esperienze di autonomia per lavorare a un processo di trasformazione o di prospettiva che noi comunque inseriamo dentro quella che è una transizione comunista. Dentro la nostra concezione di autonomia è centrale il discorso della trasformazione. Per costruire la trasformazione necessariamente bisogna passare attraverso lo scontro, e lo scontro può avere tante caratteristiche, anche quella dell'uso della forza. Ma l'uso della forza, proprio perché assume sempre di più una dimensione importante, deve essere sempre inserito in un contesto di intelligenza politico e sociale, ma anche di buon senso, e credo che quello dipenda molto dalla soggettività e dalla capacità che si ha di costruirli questi movimenti, di rapportarsi con la massa, con la gente, con la classe e in alcuni casi anche con il popolo, perché poi ci possono anche essere dimensioni sociali di confronto con cui ci si rafforza anche con queste categorie. Per quello che riguarda la militanza, credo che sia un termine a cui ho molto a cuore e non mi lascio affascinare dalle nuove terminologie che vanno tanto di moda in questi ultimi anni, quale quello dell'attivismo, perché credo che la categoria di militanza presupponga un impegno, uno spirito di sacrificio, un livello di organizzazione anche molto più elevato di quella che è la spontaneo attivismo. Quello che è una dimensione di attivismo debole, senza magari dietro chissà quali proposte particolari, si inserisce più in un contesto da società civile, anche se voglio anche rivalutare quello che invece è un altro concetto che non usiamo mai o viene usato in malo modo, che è quello dell'essere volontari. Ecco, penso che comunque un'altra delle nostre caratteristiche sia anche quella, non il volontariato fine a se stesso, ma l'essere volontari, militanti e volontari, perché comunque non ci siamo mai piegati alle sirene della politica istituzionale, ai loro meccanismi, anche in anni passati quando andava per la lunga anche molti pseudo rivoluzionari o novelli giovani dei centri sociali o altro si sono prestati a queste logiche. Noi le abbiamo sempre rifiutate, abbiamo continuato a fare politica tranquillamente nella nostra città, con i nostri tempi, con i nostri modi, con le nostre forme, e pensiamo che paghi di più questo livello qua che cercare un posto posto nelle istituzioni o qualche poltrona dentro meccanismi che noi comunque cerchiamo e lavoriamo per farli saltare, perché sono i meccanismi che perpetuano questo sistema di dominio. Lo spontaneismo non è una cosa di per sé negativa, anzi, in certe situazioni, in certi momenti va valorizzata, ma credo che comunque rimanga centrale il discorso dell'essere proposta politico e organizzativa insieme,
perché comunque quella è quella che incrina i rapporti di forza capitalistici, li può mettere in discussione, può fare saltare certi meccanismi che si danno. La capacità di costruire forze, movimenti, conflitto e altro, però dipende moltissimo dal ruolo della soggettività, non degli individui, della soggettività, per me, soggettività comunista, che comunque lavora dentro una prospettiva collettiva, ma anche di organizzazione che si rifà, per quello che mi riguarda, ancora al passato, che però ritengo che possa essere ancora attuale, se no altrimenti non si riesce poi a portare a casa quelli che sono i risultati che una forza sociale e politica si deve dare, che è quello di raggiungere degli obiettivi e possibilmente conquistare il potere. Mi sembra un'ambizione più che mai normale, e quindi per raggiungere questi obiettivi ci vuole sempre anche questo tipo di percorso. Siamo in un'epoca in cui siamo circondati dall'individualismo sfrenato, l'individualismo, l'arrivismo, la presunzione, insomma lo vediamo dappertutto, in tutti i ruoli di quelli che sono così gli schemi della società. Io invece ritengo che quello che debba essere le cose da valorizzare non siano quelle, ma bensì la dimensione collettiva, la dimensione, l'interesse collettivo di consistenti settori sociali, e non quello che passa attraverso l'autosoddisfazione, ed è una dimensione personale che si dà anche nei movimenti con cui ci confrontiamo sempre, ed è una dimensione deleteria, perché anche quando si esprime nelle forme di un ribellismo, nelle forme del ribellismo sconfina poi dentro percorsi che non riescono a incidere, dentro dimensioni ghettizzanti, dentro dimensioni che non riescono a rapportarsi ai soggetti sociali, ai movimenti sociali, ai passaggi che esso deve fare, ma riproduce solamente forme così di disadattamento sociale o altro fine a se stesso, che non porta comunque a nulla. Vabbè, per quello che riguarda la mobilitazione NoTav, mi piace soprattutto sottolineare un passaggio iniziale proprio di questa mobilitazione. Anche se i momenti sarebbero tanti e le soddisfazioni e il peso che questo movimento sta avendo sono notevoli, però mi piace ricordare quando costruimmo il Comitato di Lotta Popolare a Bussoleno. Tra di noi, nella dialettica del comitato, c'erano diversi punti diversi. Si accennava alla necessità di dare un elemento che fosse rappresentativo comunque di una valle che allora era agli inizi, cercava di costruirsi come soggetto collettivo, e quindi avevamo pensato a una bandiera, seguendo un po' anche l'esempio dei Paesi Baschi, in cui diverse bandiere avevano poi rappresentato comunque sia quelle per l'amnistia, ma anche la bandiera basca, erano diventati anche punto di riferimento di una lotta di popolo. E quindi abbiamo, discutendo fra di noi, c'erano diverse così ipotesi. C'è quelli che la volevano fare tutta rossa con la scritta NoTav e quindi con una certa caratterizzazione ideologica forte e precisa, e chi invece, come noi del Centro Sociale a Scatasuna, che ci stavamo impegnando, avevamo appena iniziato a impegnarci dentro questa mobilitazione, la volevamo fare bianca, come poi è stata, perché eravamo convinti che fosse più importante guardare a quelle che erano le necessità del
delle speranze, perché allora erano speranze di riuscire a costruire una dimensione di protagonismo forte e di massa come poi si è venuta formando, fosse più utile fare questo tipo di scelta, e mi sembra che alla luce dei fatti, alla luce di come sono poi andate le storie, credo che sia stata una scelta giusta, una scelta che riafferma anche la nostra capacità di stare sempre all'altezza di quello che è il contesto sociale, politico che ci circonda, e della necessità comunque di fare passaggi che lavorano sempre in avanti a fare ulteriori passi verso la costruzione di movimenti di massa, di lotte, di conflitti che riescano comunque a incrinare quelli che sono i rapporti di forza oggi dominanti. Credo che il terreno della repressione sia un terreno su cui difficilmente si riescono a costruire movimenti, e proprio per quello ritengo importante che ci si rapporti con questo terreno, con quello della repressione, nelle forme tradizionali, nel senso che quando uno è in carcere o evade o sta in carcere, non ci sono alternative. E quando uno viene perseguitato e altro, è sempre stata così, si possono costruire tutte le campagne d'opinione, tutto quello che vogliamo, però quella è la realtà. Dopodiché c'è anche l'aspetto che ritengo anche importante cogliere. Qui non è che siamo in una dimensione basca o palestinese con migliaia di detenuti, siamo in una situazione ben diversa in cui i meccanismi di dominio si ruotano intorno anche a molti altri canali, e quindi in certe situazioni piagnucolare sempre sulla repressione credo non serva a nulla. Serve di più stare dentro i movimenti, stare dentro i conflitti, continuare a costruire lì momenti significativi, più che fare le vittime sulla repressione. Non che non sia importante comunque, quando ci troviamo in certi contesti come Genova, come Venaus 2005, come tanti altri momenti, lo sgombero della Scatasuna nel 99, non sia importante cercare di costruire campagne sociali, di solidarietà e tutto qua, che sono sicuramente importanti, perché servono a costruire movimenti, ecco, credo che siano importanti. Però vivere solamente dentro una dimensione lotta, repressione, credo che sia perdente. Qualora venissi anche colpito dalla repressione, mi è già successo diverse volte, non mi preoccuperei più di tanto, nel senso che, come ho letto una volta in una camera di sicurezza della pretura qui in via Milano, quando c'era ancora la pretura, c'era scritto: meglio un bel processo che un bel funerale. E credo che sia il miglior viatico per chiunque sia un rivoluzionario, un militante autonomo, per affrontare a testa alta anche queste situazioni senza fare passi indietro, stando tranquilli, sapendo che anche lì magari si possono, se si è capaci, costruire dei momenti di conflitto, di confronto e scontro con le istituzioni. Però quello per adesso non so se si darà a breve periodo, però stiamo tranquilli e affronteremo, spero che i compagni fuori affronteranno tranquillamente la mobilitazione anche sul mio, nostro caso, qualora fossimo in diversi, perché in ogni caso credo che
quando veniamo attaccati, molte volte veniamo attaccati poi proprio perché siamo una proposta politica organizzativa, non come individui ma come ambito collettivo.